Buon pomeriggio a tutti e grazie a chi si è connesso e si sta connettendo per questo evento, l'ennesimo di connessioni, l'evento organizzato dalla Fondazione Italia Digitale con l'ospitalità e la coorganizzazione, e sarebbe impossibile farlo senza di loro, degli Utopia, Studios. Oggi affrontiamo un tema complesso ma molto affascinante, e io parto da una definizione che è questa. L'open innovation è un modello di innovazione distribuita che coinvolge afflussi e deflussi di conoscenza gestiti in modo mirato tra i confini dell'organizzazione fino a generare anche spillover. Il fenomeno che avviene quando un'attività economica produce effetti positivi anche oltre gli ambiti in cui agisce. Queste sono le parole di Henry Chesbrough, che è fondamentalmente colui che ha inventato la parola open innovation, che l'ha definita, una parola che è stata inventata, è un modello che è stato inventato nel 2003 e che quindi da allora ha fatto passi in avanti da giganti, e noi oggi ne vogliamo provare a affrontare insieme a alcuni ospiti, alcuni graditissimi ospiti. E qua con me in studio c'è Enrico Forte, consigliere regionale del Lazio e soprattutto primo firmatario della prima legge regionale sull'Open Innovation, e collegati dai loro uffici l'assessora regionale all'innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione, grazie di essere qui, e anche il vicepresidente della Regione Lazio, nonché assessore al bilancio, alle risorse europee, al PNRR, poi gli chiederemo qualcosa in merito, Daniele Leodori. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi. Io partirei, se non altro, diciamo, per una vicinanza fisica, dall'ottimo Enrico. E ti chiederei, partiamo dalla legge regionale che è stata votata, in cui Lazio è appunto prima regione in Italia. Ci vuoi spiegare un po' i contenuti, di che cosa si tratta? Tutto grazie e buon pomeriggio. Ma l'esigenza che si avvertiva nel Lazio è che alcune esperienze, anche significative, una su tutte, e la conosce molto, molto bene il vicepresidente Leodori, di Open Innovation è quella di Zagarolo, una delle, diciamo, delle esperienze più avanzate anche in Italia. Tutto questo sistema viveva, diciamo, in un rapporto con Lazio Innova, che è la società del Lazio che si occupa di innovazione e digitalizzazione. Però mancava, diciamo, qualcosa che mettesse a sistema e a norma soprattutto due aspetti. Il primo che sul tema degli Open Innovation, questa esperienza, soprattutto in Italia, ma anche nel Lazio, ha riguardato le grandi aziende. Enel è un esempio mondiale di Open Innovation. Il tema che ci siamo posti in un tessuto, diciamo, industriale come quello laziale è di creare un ecosistema per le piccole e medie aziende. Tant'è vero che il piano triennale, che è già stato redatto e che sarà approvato, guarda con grande attenzione al tema delle piccole e medie aziende. E poi sul limite che è nazionale. Scusa Enrico, quindi lo dico anche perché ci sta seguendo. Un piano triennale significa che ci sono state poste delle risorse, Ci giusto? sono 3 milioni di euro sul triennio, che non è una, non sono risorse straordinarie, ma sono molto Certo. significative. Peraltro nel piano triennale c'è un albo per potersi iscrivere, per poter in qualche modo partecipare ai bandi, e con proposte peraltro che le start-up, i soggetti che vogliono aprirsi all'innovazione e quindi possono aderire a questa misura. E l'altro punto in una realtà come il Lazio, ricca di istituti di ricerca e universitari, è mettere in contatto e far dialogare gli istituti di ricerca e di formazione con le piccole e medie aziende. Quindi diciamo che ci siamo mossi su questo. La legge è del 2021, la legge 10 del 2021, e l'altro aspetto è di dare anche sede fisiche alle Open Innovation. Tant'è vero che noi a breve, con un protocollo siglato da Camera di Commercio Lazio Frosinone, Regione Lazio, firmato appunto dal vicepresidente Leodori, e con il Comune di Latina, apriremo uno spazio per l'Open Innovation di Latina, quindi il tema anche delle sedi fisiche. Quindi diciamo che abbiamo cercato di creare un ecosistema, una condizione nelle quali le start-up, i soggetti che lavorano sull'innovazione, e soprattutto in linea anche con le misure sia del PNRR e sia della programmazione europea. Quindi è uno strumento che si muove coerentemente con queste indicazioni. Ok.
Enrico, grazie mille, sei stato chiarissimo e anche ci spieghi perché proprio nel Lazio è stata fatta questa legge. Io andrei, diciamo, con un salto logico, diciamo, ma neanche troppo, alla Campania, visto le mie origini, e andrei da Valeria Fascione, che diciamo, io conosco da tanti anni e l'ho conosciuta prima che diventasse bravissima assessore all'innovazione della Regione Campania e anche l'assessore della Regione Campania abbiamo condiviso una bella esperienza che è stata la nascita dell'Apple Academy e tutto quello che è conseguito. Lo dico sempre, diciamo, se non ci fosse stata Valeria Fascione, la grande esperienza dell'Apple Academy a San Giovanni a Teduccio non sarebbe stato possibile. Però basta con i complimenti, la domanda era un'altra invece. Io ti conosco da tanti anni e da tanti anni ti sei impegnato sul tema dell'Open Innovation. Io però vorrei sapere da assessore all'innovazione cosa sta facendo la Regione Campania sul tema dell'Open Innovation. Grazie Francesco per la presentazione, ma soprattutto per l'invito e grazie alla Fondazione Italia Digitale. Insomma, è un'altra occasione per rincontrarci e saluto ovviamente il consigliere Forte e il vicepresidente Leodori. È bello quest'asse Napoli-Roma su questi temi dell'innovazione. Allora, noi abbiamo iniziato a lavorare sul tema dell'open innovation in maniera un po' più spinta circa 3 anni fa. Quando, diciamo, ci siamo resi conto che avevamo una serie di politiche su un doppio binario, alcune misure erano più top-down, sempre finalizzate a valorizzare i talenti, insomma, il capitale umano e soprattutto a considerare l'innovazione come un acceleratore poi del livello competitivo del nostro ecosistema e quindi misure, insomma, che poi ogni regione fa come preferisce, però classiche, cioè i bandi per le start-up, trasferimento tecnologico, dottorati innovativi, insomma, strumenti un po' top-down. E poi avevamo messo in campo una serie di strumenti invece bottom-up per tirar fuori l'innovazione dal territorio. In particolare, questo anche lo sai bene perché insomma hai condiviso con noi qualche esperienza, per esempio le misure volte a promuovere gli hackathon. Ne facciamo in genere uno o due l'anno, molto grandi, internazionali, anche in occasione insomma dello startup delle varie annualità dell'Apple Academy. E cosa veniva fuori? Che avevamo delle giornate intense di lavoro dove si sviluppavano dei proof of concept, dei prototipi, comunque si metteva al lavoro il nostro capitale umano a contatto con le grandi aziende. Nascevano delle storie anche straordinarie di assunzioni, diciamo anche di colpi di fulmine, di compagini a volte non ancora neanche costituite che producevano soluzioni innovative per le grandi aziende, però dopo i 2 giorni di hackathon finiva lì. E soprattutto anche per quando avevamo degli enti pubblici che ci lanciavano delle sfide, perché su B2B si poteva proseguire in maniera insomma anche autonoma dopo, ma quando c'erano degli enti pubblici come ospedali, i musei, insomma altre organizzazioni, noi dicevamo: e mo che facciamo? Come facciamo a far atterrare questo lavoro che si è fatto nell'ambito degli hackathon? E quindi abbiamo pensato di creare una piattaforma fisica, diciamo una piattaforma di open innovation, che però di fatto rappresentava, diciamo, il luogo sia fisico ma anche virtuale, dove tutte le attività che noi sviluppavamo in termini di innovazione potessero avere una ricaduta concreta, effettiva e anche di visibilità. E quindi abbiamo creato questa piattaforma che era un marketplace prima di tutto sia B2B sia G2B con canali separati per poter attuare il canale G2B, quindi quello pubblico. Abbiamo fatto una convenzione con la GID ovviamente, e quindi siamo collegati al canale appaltinnovativi.gov, insomma quello che gestisce Agid. E poi abbiamo creato un ambiente di open collaboration per lo sviluppo condiviso, insomma, di progettualità varie, di discussione, e poi una vetrina dell'innovazione. E il meccanismo era quello classico, cioè se pensiamo al B2B, la grande azienda lancia la sfida, la media azienda lancia la sfida, un centro di ricerca, insomma, qualcuno lancia la sfida e noi, proprio in assessorato, questa è un'attività che seguiamo proprio qui a Via Santa Lucia, abbiamo un team di persone che attraverso attività di animazione, scouting e poi di conoscenza, insomma, del nostro ecosistema di start-upper, di innovatori, chi ha un brevetto, chi è iscritto comunque a un albo, proponevano delle risposte e questa cosa poi veniva seguita con vari matching, insomma, poi dopo se volete vi do anche un po' di numeri, ci sono delle belle storie sicuramente. Dopo un periodo più sperimentale abbiamo inserito questa modalità nelle nostre misure di rafforzamento dell'ecosistema, cioè noi per esempio l'anno scorso abbiamo fatto un avviso
con 6 milioni di euro, dove diamo risorse alle università, agli incubatori, agli acceleratori, insomma, i soggetti che si occupano di startup e consolidamento d'impresa, di nuova impresa creativa. E diciamo, nell'avviso c'era la clausola che loro dovevano lavorare in Open Innovation. Quindi adesso abbiamo 22 percorsi in tutto il territorio regionale che prevedono, insomma, appunto queste attività e hanno già ingaggiato a monte le grandi aziende. Quindi l'attività che facevamo prima solo in assessorato, adesso, insomma, ha 22 punti territoriali che lavoreranno per i prossimi 18 mesi su questi temi. Questo per dire, insomma, un po' come ci siamo arrivati e come ci siamo organizzati. Grazie Valeria, grazie mille Assessora Fascione. Io sono molto contento che dal Lazio, dalla Campania ci siano belle storie di innovazione e quindi a questo punto io passerei al Vicepresidente Leodori. Insomma, anche dalle cose che ci diceva il Consigliere Forte, ma anche prima diciamo, dell'approvazione della legge regionale, il Lazio è una regione che sta investendo parecchio nell'innovazione. Ho visto ieri il presidente Zingaretti che ha raccontato la nascita dell'Accademy sulla cyber security. E ho letto che avete lanciato le Open Innovation Challenge. Mi farebbe piacere che lei ci raccontasse che sfide sono, che challenge sono e quali sono i risultati ottenuti. Innanzitutto grazie, grazie a te Francesco per questa opportunità e saluto anch'io l'assessora Fascione della Campania e saluto Enrico che insomma oggi già siamo visti questa mattina e ci rivediamo anche se in videoconferenza adesso e lo ringrazio anche per essere stato il proponente di una legge sull'innovazione della nostra regione. Ecco, io credo che come Regione Lazio siamo convinti che l'innovazione sia un valore strategico che crea sviluppo e lo crea ancora di più nella misura in cui questa misura e questo percorso diventi aperto, condiviso e partecipato. E quindi quando c'è partecipazione, quando c'è condivisione rispetto ai percorsi, c'è anche la possibilità di avvicinare e il tentativo di avvicinare il settore pubblico al settore privato per trovare innovatori, talenti e per metterli nelle condizioni ideali per poter realmente essere protagonisti con le loro idee, dando loro opportunità significative anche per trasformare le loro idee in progetti e in realtà spendibili sul mercato e dare a tutti questa opportunità di crescita. E quindi da questo presupposto è partito il programma di Open Innovation Challenge che è della Regione Lazio, condotto da Lazio Innova, che è la nostra società strumentale che si occupa appunto di innovazione, partendo, come ha ricordato prima Enrico, dalla rete dei 10 spazi attivi presenti sul nostro territorio regionale, con l'obiettivo di favorire appunto l'incontro tra domanda e offerta di innovazione e accompagnare le start-up laziali nell'accesso a nuovi mercati, a nuovi clienti, a nuove, diciamo così, e l'avvio delle esperienze e quindi l'ingresso nel mercato di queste nuove idee, di queste nuove proposte. In pochi anni, come regione, abbiamo promosso già 22 Open Innovation Challenge. E si tratta di importanti opportunità in cui medie e grandi realtà imprenditoriali, già peraltro affermate sul mercato, affermate nel mondo del lavoro, delle imprese, ma alla ricerca di nuove soluzioni innovative, perché un'azienda rimane sul mercato se si innova e si rinnova, altrimenti è destinata, anche se diciamo ben strutturata, rapidamente in un mondo di importanti e imponenti cambiamenti, a perdere rapidamente importanti settori di mercato. Invece, quelle realtà che avevano bisogno di soluzioni innovative hanno trovato proprio nelle start-up che erano all'interno del nostro mondo, dei nostri incubatori,
delle risposte immediate, competenti e creative a quelle esigenze che avevano riscontrato sul mercato. E quindi questa per noi è stato l'inizio di un percorso, e ne consegue che il modello di Open Innovation del Lazio si è sempre più identificato con questo percorso che dicevo prima di condivisione. E proprio in virtù di questa caratteristica, questo modello è uscito più definito, più conforme e rispondente, direi, alle realtà e alle reali necessità del mercato stesso. E quindi le sfide che in questi anni noi abbiamo lanciato rientrano nei settori coerenti con la Smart Specialization Strategy regionale, che sono quelle caratteristiche tipiche del nostro paese, che sono il design, il fashion, l'industria culturale, il turismo, la parte dell'Italian style, tutte il food, e quindi anche l'innovazione nell'agri-food è stato uno degli elementi, delle caratteristiche principali, le smart cities, la sicurezza, la mobilità. E proprio ieri, e la dico ultimo in ordine di tempo e poi concludo, abbiamo presentato anche una scuola di formazione in cyber security, che era un segmento che insieme all'intelligenza artificiale noi già stavamo sviluppando in questa strategia dell'open innovation. Quindi tutti i temi fondamentali e centrali nell'ambito dello sviluppo e dell'innovazione, sia attuale sia per l'immediato futuro. E quindi anche perché, concludo davvero, alla luce della crescente quantità di informazioni e di dati che circolano, è contestualmente cresciuta in modo esponenziale la domanda di sicurezza informatica da parte delle medie e grandi aziende. E aggiungo io, vista la nostra esperienza estiva, che come sapete siamo stati oggetti di come regione di un attacco hacker, anche del settore pubblico, che ha necessità di una sempre maggior tutela dei dati, e in particolare di quei dati sensibili. Ecco, questo è un po' il contesto all'interno del quale ci siamo mossi in questi ultimi anni, rispetto al tentativo di affiancare quelle proposte innovative, quelle proposte di innovazione che ci arrivavano anche da persone fisiche non strutturate necessariamente ancora in azienda, perché non ne avevano la possibilità, e noi abbiamo cercato anche di affiancarli e di affiancarli in un percorso di lancio delle proprie idee innovative. Ecco, quindi abbiamo cercato di far incontrare offerta innovativa, domanda di innovazione che è arrivata sempre di più in maniera convinta dal settore produttivo, appunto per rimanere di più sul mercato del lavoro e della produzione. E mi sembra che i risultati di questi anni ci hanno confermato della validità di questo percorso intrapreso, e credo che i prossimi anni e la prossima programmazione europea, quella appena iniziata, dovranno confermare questo indirizzo con convinzione e con sempre maggiore attenzione. Grazie vicepresidente, in realtà le stavo anticipando, stiamo dando il tu, quindi continuiamo a darci il tu, stai un po' anticipando la domanda che ti volevo fare, perché tu giustamente hai raccontato i risultati, gli obiettivi, le politiche attuate e raggiunte in questi anni, però tu sei anche giustamente assessore ai fondi europei e anche all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Recentemente l'hai presentato insieme al presidente Zingaretti, le linee strategiche. Ci vuoi raccontare un po' quante risorse, quali saranno i progetti principali legati al tema della trasformazione digitale, transizione digitale, dell'innovazione nella regione Lazio?
Io più che sulle risorse, io mi concentrerei sulle idee, lo dico sempre, perché le risorse con le idee buone si trovano, le idee buone anche con le risorse non si trovano, non c'è niente da fare. Quindi io diciamo, partirei sempre di più dalla nostra idea di sviluppo da questo punto di vista, che è quella che ho appena detto. Noi dovremmo avere l'obiettivo come sistema paese e noi come Regione Lazio di diventare la regione dell'innovazione. Guarda, io credo ci sono paesi importanti, ecco, primo fra tutti Israele, che è diventata terra dell'innovazione delle start-up, dove questo ha portato un'effervescenza e una dinamicità nel settore dell'innovazione mai pensabile fino a forse a un decennio fa. Quindi nell'ultimo decennio quel lembo di pianeta è diventato trainante dal punto di vista dell'innovazione. Ecco, noi utilizzando le risorse del PNRR e della nuova programmazione, il PNRR e il sistema paese, e noi come Regione Lazio dovremmo provare a diventare trainanti rispetto all'innovazione dell'intero continente europeo. Quindi questa noi è l'ambizione che dovremmo avere, perché noi dobbiamo provare ad investire innanzitutto sul talento, sulla formazione, sulla ricerca. È della scorsa settimana la presentazione, di giovedì scorso, la presentazione da parte del nostro sistema universitario regionale, affiancato da noi come Regione Lazio, di un progetto in risposta al bando del Ministero dell'Università per aprire nella nostra regione una struttura di formazione universitaria, il Rome Technopol, nelle cosiddette lauree STEM, appunto per arrivare a formare i nostri ragazzi e metterli in condizioni di competere a livello internazionale con percorsi formativi di qualità. E quindi un'ulteriore offerta formativa rispetto alla ricerca. In questo Rome Technopol partecipano tutti i più importanti centri di ricerca italiani, tutte le università del Lazio, appunto la Regione Lazio, Roma Capitale, tutti con la volontà di innovare, perché l'obiettivo che dovremo darci appunto è l'innovazione, la formazione, la ricerca, tutte nella direzione di rilanciare il nostro paese e in questo caso la nostra regione, per farli tornare ai livelli che competono. Noi siamo terra delle più importanti innovazioni, ma se non investiamo nella ricerca è chiaro che l'innovazione non può essere conseguente. Quindi noi dobbiamo, perché la ricerca ha bisogno di finanziamenti, ha bisogno di investimenti che purtroppo negli ultimi decenni nel nostro paese sono un po' venuti meno. Ecco, noi dobbiamo recuperare questi investimenti, e l'obiettivo che noi abbiamo con le risorse del PNRR, con le risorse della programmazione 21-27, è appunto investire nella ricerca, investire in innovazione, affiancare e accompagnare anche quelle sul mercato, le soluzioni vincenti che troviamo, appunto le start-up. Le start-up appunto avranno necessità di un periodo di incubazione dove dovranno essere appunto, come dicevo, affiancate per far sì di innanzitutto di rafforzarsi nel mondo del mercato dove naturalmente stanno cercando di entrare, e ampliare anche e far sì che possa essere ampliato il contesto dei potenziali utilizzatori delle idee più innovative proposte, che hanno la possibilità di camminare successivamente da soli. Per concludere, io vorrei evidenziare altri due aspetti.
La nostra, tornando al discorso iniziale, la nostra idea di Oper Innovation ha prodotto già ottimi risultati e noi vogliamo nei prossimi anni progressivamente rafforzare il meccanismo di partnership, perché siamo convinti che di aver avviato in modo efficiente un'attività che punta a facilitare l'incontro concreto tra innovatori, tessuto imprenditoriale, produttivo e comunità. Perché poi dopo l'innovazione, il mondo del, diciamo, del il settore produttivo e la stessa comunità devono lavorare in sinergia per far sì che l'innovazione poi abbia le gambe per poter camminare da solo. E io credo che questo successo iniziale riscontrato è frutto della condivisione di cui parlavo all'inizio. E quindi da un lato come regione sosteniamo la necessità di innovazione del grande mondo della produzione, dall'altro le stesse grandi aziende contribuiscono a valorizzare, a far emergere, grazie al supporto dello strumento che abbiamo messo a disposizione, che è Lazio Innova. Quindi attraverso questo strumento le grandi aziende contribuiscono a valorizzare le idee e le soluzioni innovative dei giovani e delle start-up, che altrimenti non ce la farebbero da sole ad entrare sul mercato e poi camminare da sole. Ecco, in questo contesto ad oggi abbiamo sostenuto complessivamente oltre 140 progetti innovativi e diciamo, su questi 40 progetti innovativi è chiaro che la capillarità degli spazi attivi aperti sul territorio regionale ha fatto la propria parte. Quindi su questo io credo che i prossimi anni dovranno andare nella direzione di rafforzare ulteriormente questi spazi a disposizione degli innovatori, a disposizione delle aziende, per far sì che domanda e offerta possano incontrarsi in maniera sempre più semplice e strutturata. Quindi se io devo individuare un punto ulteriore da rafforzare è quello degli spazi attivi, che devono diventare sempre di più attori protagonisti delle realtà territoriali all'interno delle quali e produttive all'interno delle quali sono inseriti. Dunque, concludo, veramente il successo della nostra Open Innovation viene da questo incontro sinergico e proficuo tra settore pubblico e settore privato. È un percorso che come regione abbiamo già avviato con la vecchia programmazione 14-20 e sicuramente rafforzeremo nella programmazione appena iniziata, per far sì che questa sinergia possa essere utile al settore privato, ma sicuramente è utile anche al settore pubblico per portare avanti queste idee di innovazione e insieme possano far crescere una realtà che deve dimostrarsi sempre più dinamica come il territorio della nostra regione. Io vi ringrazio, però purtroppo, come già avevo anticipato, alle 17 devo muovermi perché ho un altro... Siamo stati, vicepresidente, siamo stati puntualissimi, infatti ti stavo congedando e ringraziando di aver partecipato a questa nostra discussione. Ci saranno anche altre occasioni per tornare, quindi grazie. Sì. Grazie a voi per questa opportunità che ci avete dato. Grazie a te. Io tornerei dall'assessora Fascione e gli chiederei a questo punto, un po' lo stavi dicendo prima, mi farebbe piacere che raccontassi gli effetti, ecco, diciamo, delle iniziative sull'Open Innovation da parte della Regione Campania dal punto di vista della crescita economica, sociale, di start-up, di progetti che sono avvenuti in questi anni, e anche se ci racconti qualche storia paradigmatica di successo, o anche non di successo, ma qualche storia paradigmatica da questo punto di vista. Raccontiamo quelle di successo, così ci tiriamo su.
Sì, come dicevamo, la piattaforma ovviamente è uno strumento, ma è una policy che è, diciamo, orientata all'innovazione, che è fatta di tanti tasselli, insomma, che va in questa direzione di promuovere l'innovazione come acceleratore, come dicevamo, insomma, della competitività del territorio. Però, partendo dalla piattaforma, oggi ha più di 1.700 utenti registrati. Abbiamo avuto 65 sfide da grandi aziende, tra cui TIM, Ericsson, Ferrovie dello Stato, Cisco, Bancasella, Carpisa, FCA, Alilauro, la Merck, veramente tanti tanti gruppi, e a cui abbiamo appunto sottoposto delle soluzioni. Abbiamo avuto circa 150 soluzioni, insomma, che a diverso titolo, insomma, sono arrivati a un certo percorso. Però la cosa più interessante è quella che molte di queste aziende erano la loro prima esperienza, insomma, di Open Innovation, e quindi strada facendo ci hanno preso gusto e hanno capito che aprirsi, insomma, a uno sguardo più ampio di mercato e, insomma, essere un po' più sensibili a ciò che veniva anche al di fuori del loro perimetro, magari anche di business diretto, era una cosa interessante. E quindi, per esempio, la Merck, che ha iniziato a lavorare con noi in Open Innovation, poi ha aperto, e anzi si inaugurerà, insomma, nella prossima primavera, il loro centro di ricerche global e internazionale sulla fertilità, perché vogliono venire, quindi apriranno a San Giovanni nella prossima primavera, perché vogliono essere in un luogo dove si producono e si sviluppano talenti digitali. Però il nostro primo incontro è avvenuto, insomma, sulla piattaforma di Open Innovation. La stessa cosa con FCA, oggi Stellantis, hanno iniziato a lanciare delle sfide, hanno trovato delle soluzioni, e poi anche per strategia aziendale, insomma, hanno aperto nello stabilimento di Pomigliano il loro centro corporate di innovazione o innovazione aperta, come ha fatto anche Leonardo, come ha fatto anche la Novartis, che ha aperto, insomma, circa 2 anni fa, in pieno Covid, poverini, il loro centro global, ancora una volta, un campus dedicato all'innovazione e all'innovazione aperta. Quindi la cosa, diciamo, secondo me interessante è stata che anche grandi player, anche multinazionali, in realtà hanno avuto con noi un loro primo approccio. Anche Procter & Gamble, per esempio, sono venuti a fare Open Innovation per la prima volta direttamente con il loro team da Bruxelles. Eppure lì sono nate delle storie molto interessanti, anche di assunzioni dei ragazzi e di, insomma, ovviamente utilizzo poi delle soluzioni sviluppate. Però quello che a noi interessa, diciamo, è, come è stato anche detto, insomma, da chi mi ha preceduto, che da un lato lavorare sul capitale umano, lavorare sull'innovazione aperta rende attrattivo un territorio e quindi anche di maggiore interesse verso player che vengono anche da fuori. Dall'altro, a noi interessa rafforzare le opportunità di business delle nostre start-up o delle nostre piccole imprese, piccole e medie imprese, perché al di là delle risorse finanziarie che tu puoi dare con dei bandi, con degli avvisi alle start-up, ma lo sappiamo tutti, la cosa più importante è aprire spazi di mercato. E quindi, quando metti una start-up a contatto con una grande azienda, la cosa più interessante è che entra, insomma, nel perimetro dei fornitori specializzati, entra, insomma, in contatto con diverse opportunità, e questi sono, diciamo, i risultati più interessanti. Come qualche storia carina, vi posso dire, per non parlare solo di tecnologia, per esempio, che con il WWF, che pure aveva partecipato, insomma, a una con delle sfide in piattaforma, che gestiscono il Parco degli Astroni, un parco straordinario che, insomma, sulle colline di Napoli, avevano ovviamente il problema della videosorveglianza, della sicurezza, perché è un parco molto grande, e loro come WWF non hanno, insomma, tante risorse anche umane, quindi hanno lanciato delle sfide che sono state risolte poi con dei sistemi IoT, con piattaforme sensoristica, quindi senza neanche spendere, diciamo, troppe risorse finanziarie, però in effetti in 3 mesi hanno risolto il loro problema. Oppure aziende grandi come Carpisa Yamamay, che, come sapete, hanno migliaia di punti commerciali e di vendita in tutto il mondo. In particolare Carpisa aveva un problema con gli accessori, tipo i manici delle valigie o quant'altro. Hanno lanciato delle sfide che andavano sui materiali, quindi, insomma, proprio più mondo accademico di, insomma, chi lavora su queste tematiche. Hanno avuto degli incontri con ricercatori, hanno trovato delle soluzioni, hanno lanciato una nuova linea proprio per ruote e i manici, che
E anche loro si sono appassionati, hanno aperto anche, insomma, un po', come dire, incoraggiati da queste prime esperienze, e hanno aperto un proprio centro di innovazione aperta all'interno dell'Interporto Campano, dove hanno sede. Quindi, insomma, secondo me la cosa più interessante è che alla fine chi lavora direttamente in piattaforma o comunque con questa mentalità ne capisce il beneficio e, insomma, rilancia anche la sfida, ti rilanciano la sfida, e questo ha delle ricadute veramente molto molto importanti, insomma, e ne è una prova anche tutto il sistema che tu, Francesco, conosci molto bene, del Polo Tecnologico di San Giovanni, con le sue ormai più di 10 accademie, con i centri di Co-Innovation Hub. Alla fine tutte queste aziende, partendo dalla sfida iniziale della Apple, sono qui e vogliono lavorare in campo perché c'è un polmone attivo molto molto produttivo di talenti digitali che lavorano appunto o in Open Innovation o con i Project Work o perché fuoriescono dalle accademie, insomma in mille modi, o perché sono dottorati innovativi industriali che quindi escono dall'università e poi vanno nelle aziende. Insomma, ci sono tanti modi, anche i progetti di tech transfer che sono stati citati, insomma tanti modi per mettere in contatto i nostri talenti, non solo digitali, anche chi lavora, insomma, sul deep tech, con le piccole e medie imprese del territorio e con le grandi. E queste catene che poi diventano reti lunghe di innovazione e ricerca anche con paesi, veniva citato prima Israele, ma anche Parigi, Berlino, la Cina, Stati Uniti, ci sono hub di innovazione a livello global molto molto interessanti, su cui poi appunto attiviamo queste reti lunghe, che sono poi di scambio sia per attrarre talenti, sia ad esempio col nostro Erasmus delle startup, per far andare i nostri talenti in hub di innovazione e fare scambio di esperienze. C'è moltissimo da fare, e appunto anche questa occasione che ci dai di dialogare con i colleghi della Regione Lazio, insomma, sono sempre occasioni di spunto reciproci per le buone pratiche che vanno sempre bene. Io sono contento, abbiamo costituito la Fondazione Italia Digitale esattamente per costruire un luogo dove far dialogare anche tra di loro pezzi e le istituzioni su temi dell'innovazione e dello sviluppo del paese, e quindi siamo contenti, diciamo, che anche in piccolo, diciamo, contribuiamo alla crescita complessiva del paese. Ti chiederei anche te una battuta molto veloce, perché insomma anche in Campania c'è il grande tema dell'utilizzo delle risorse 21-27 e anche del piano nazionale di ripresa e resilienza. Ti chiederei anche te cosa bolle in pentola per i campani e per la Campania sul grande tema della transizione digitale e dell'innovazione. Allora, in maniera un po' schematica, perché è chiaro che il PNRR è tutto, ti dico solo alcune cose più interessanti. Diciamo, le aree strategiche su cui un po' la Campania si è candidata sono sul Centro Nazionale dell'Agritech, con i grandi centri di eccellenza, quelli lanciati dal MUR. Sugli ecosistemi dell'innovazione abbiamo fatto una proposta molto importante, insomma, sempre con la stessa logica, rete territoriale e rete nazionale sull'ecosistema dell'innovazione, sull'ecosistema salute. E poi abbiamo un ultimo progetto a cui tengo moltissimo, perché era proprio, insomma, uno dei progetti che avremmo voluto lanciare a fine della vecchia programmazione, e poi è venuto il Covid, l'abbiamo ripreso adesso col PNRR, che è il Green Innovation District. È un polo dell'innovazione sostenibile, quindi immaginiamo un San Giovanni declinato sulla sostenibilità, che vogliamo realizzare nell'area ex Corradini, sempre a Napoli Est, e lavoreremo su tutti i temi di bioeconomia, economia circolare, le biofoundries, i materiali critici, insomma tutto ciò che lega ai temi, insomma, dell'innovazione hard riportati sul Green Deal. Questi sono i progetti strategici più interessanti, tralasciando tutto il mondo infrastrutture, insomma, dove ci sono veramente tanti altri interventi, ma rimanendo, insomma, nel tema ecosistema, ricerca e innovazione, questi sono gli ambiti su cui, insomma, stiamo provando a costruire progetti sfidanti. Grazie Valeria, in 3 minuti ci hai parlato del futuro possibile di Napoli e della Campania, e io non posso che essere strafelice, non vedo l'ora che tutto ciò, come è già successo al Polo Tecnologico di San Giovanni, quindi non è che stiamo parlando di cose realizzate, io sono strafelice ovviamente, scusate, sono sempre un po' terrone, e io però a questo punto chiuderei da dove sono partito, cioè ritornerei a Enrico perché abbiamo iniziato questa chiacchierata. Perché il Lazio, appunto, ha presentato la prima legge nazionale regionale sul tema dell'open innovation, quindi anche questo è un po' un invito
magari anche gli altri consigli regionali a lavorare in questo senso, e la Fondazione è a disposizione per scambiare come hub, come punto d'incontro da questo punto di vista. Ti chiederei, bene, abbiamo fatto la legge, ci hai detto che ci sono anche delle risorse per partire, cosa serve adesso per renderla operativa? Beh, perché la domanda, insomma, che tu fai sottende, cioè, ma c'era bisogno di fare una legge? Perché in fondo il sistema degli spazi attivi e degli open innovation funziona e produce e ha prodotto anche risultati. Però bisogna tener conto di due dati che sono specifici del Lazio, che sono frutto anche, se vogliamo, di un paradosso. Ad esempio, nel Lazio la domanda di innovazione è nettamente inferiore all'offerta di innovazione che arriva da soggetti esterni all'azienda. E questo è un punto sul quale riflettere. Quindi la legge si pone un tema: come animiamo, come intercettiamo, come facciamo crescere questa cultura. E quindi il ruolo del pubblico, perché in fondo c'era bisogno di una legge. E l'altro tema è che il Lazio è agli ultimi posti in Europa e in Italia per quanto riguarda i brevetti e i marchi di design. Ed anche qui c'è tutto un lavoro da fare, perché tutto questo mondo, ad esempio un risultato straordinario che è stato ottenuto in questi mesi è che la grande distribuzione del Lazio ha fatto un grande utilizzo di open innovation e di start-up e di questi sistemi, che rispetto al mondo che noi immaginiamo tradizionalmente dell'innovazione, la grande distribuzione potrebbe apparire come un settore lontano, invece è un settore che ha bisogno, come altri, di questo. Quindi ora, per partire, abbiamo bisogno di rendere stabile e permanente questo dialogo tra aziende, mondo produttivo, start-up, mondo della ricerca, mondo dell'università. Dobbiamo animare il territorio, dobbiamo creare sedi fisiche, cioè c'è la necessità che le istituzioni, la politica, diano una veste, diano un ecosistema dentro il quale agire, perché di buone pratiche ce ne sono moltissime, no? L'assessore della campagna la ricordate, la ricordate anche il vicepresidente Leodori per quanto riguarda il Lazio, però il Lazio vive questa contraddizione, quindi peraltro noi prevediamo anche un albo per quanto riguarda i manager dell'innovazione, ma non perché vogliamo, diciamo, in qualche modo formalizzare o mettere lacci intorno, diciamo, a mondi che hanno bisogno di grande libertà, di grande creatività, di grande capacità di immaginare e di pensare anche il futuro. Perché vediamo che abbiamo visto, e i dati ce lo dimostrano, che c'è ancora una difficoltà in questo senso, che le potenzialità sono enormi, soprattutto in una regione come il Lazio, perché il tema vero che ci siamo posti rispetto alla programmazione 2021-27, cioè la regione Lazio è una regione che vive contraddizioni profonde, irrisolte dal punto di vista culturale, storico, sociale, antropologico. Cioè, se uno volesse, diciamo, scrivere un atlante geopolitico del Lazio, beh, insomma, è un'impresa non semplicissima, non semplicissima. E allora il tema qual è? Di costruire il Lazio come una grande area metropolitana, che partendo da Roma riduce squilibri, armonizza sia attraverso le infrastrutture materiali, quelle immateriali, ma puntando sull'innovazione, sulla creatività, sulla ricerca e sullo sviluppo, perché ad esempio si investe poco in ricerca e sviluppo nel Lazio, se vediamo i dati. E quindi questa legge si pone questo obiettivo, di dare una cornice, un riferimento certo a chi vuole investire in questo settore e consentire alle aziende un percorso che li può far tirar fuori nelle difficoltà che vivono, diciamo, nuove strategie, la forza e la voglia, la volontà di investire in ricerca e sviluppo, di registrare marchi e brevetti. E quindi intorno a questa nuova idea far diventare il Lazio uno dei poli più attrattivi a livello europeo per l'innovazione. Questo è lo spirito della legge. Il piano triennale declina questo, quindi abbiamo tutti gli strumenti per partire. Quindi non è non vogliamo statalizzare, regionalizzare, però ci rendiamo conto che in questo momento l'intervento pubblico è fondamentale per far dialogare in maniera stabile questi sistemi. Mi convince tantissimo, mi convince anche una cosa che hai detto, che appunto c'è l'idea di individuare delle figure che si occupano
in maniera dell'innovazione anche all'interno del pubblico, non come fondazione insieme alla Rete Impatta, insieme a Davide D'Arcangelo che fa parte del nostro comitato scientifico. A dicembre abbiamo fatto, e c'era anche l'assessora Fascione, abbiamo proprio fatto un'iniziativa sul tema di quanto è importante individuare la figura del Public Innovation Manager per sfidare, no? per avere anche delle persone che aiutino poi le istituzioni, sindaci, governatori, eccetera, eccetera, nella realizzazione di questi progetti. Quindi anche su questo sono contento che tu l'hai citato, perché la nostra fondazione è nata da meno di un anno. C'era bisogno di due della provincia di Latina, io e Davide D'Arcangelo, e di fondi, io di Latina, per lavorare su... che poi potremmo dire un pezzo, diciamo, sempre fa parte del vecchio regno delle due Sicilie, e quindi torniamo sempre al terrorismo per l'innovazione in questo caso, e quindi no, sono contento perché in realtà pezzi di cose che stiamo facendo come fondazione si incominciano a intersecare, perché il grande tema dell'innovazione e della digitalizzazione del paese è un tema complesso che non si può fare da una stanza di bottoni, che ha bisogno che si fa da Palazzo Chigi, ma si fa anche nell'ultimo comune del Lazio in questo caso, o della Campania. Enrico, grazie mille di essere stato qua con noi, grazie per il lavoro che stai facendo. Volevo ringraziare l'assessora Valeria Fascione, anche lei, per essere stata qui con noi, ma soprattutto per il lavoro incredibile che stai facendo in Regione Campania. Vai avanti così, noi ti supportiamo sempre. E volevo ringraziare il vicepresidente Leodori, che è stato con noi, e tutti quanti voi che ci avete seguiti in questa cinquantina di minuti, perché noi la Fondazione Italia Digitale ci piace fare le cose in 50 minuti, chiacchiere rapide, per lasciare qualche seme, fare disseminazione in questo caso, e continuare a lavorare. Ci vediamo presto con Connessione, il nostro Pop Digital Talk organizzato insieme ai sempre ottimi Utopia Studios, e un saluto anche a Axel Donzelli, che oggi non è qui con noi, ma è come se lo fosse. Ciao, a presto.